provincia. Allora, dal centro congressi di Padova, insomma, ancora parliamo con un altro delegato. Sei delegato? Sì, sì. Ma... delegato. Sì, sì. Come ti chiami, da dove? Gio Palimpadara del Senegal. Mm. Sì. Dove sei delegato? Fiom provinciale di Padova, e lavoro in un'azienda metalmeccanica che si trova a Conselve. Ascolta, cosa rappresenta questa giornata, in particolare l'assemblea sull'immigrazione, per te, insomma, che sei un immigrato, giusto? Sì, è un altro tassello, un altro piccolo passetto comunque che l'organizzazione vuole compiere verso quelle che sono le nostre aspettative, verso una società più giusta, verso l'uguaglianza che poi descrive anche la Carta Costituzionale. Perciò è un evento non di poco conto. Cosa ti aspetti soprattutto che dica la Presidente Boldrini dall'alto della sua funzione Presidente della Camera, cioè, circa gli immigrati? Sicuramente qua avrà da sentire le voci e che... E soprattutto sentirà. Sì, sentirà quello che sono le nostre istanze. E speriamo che quando ritorna là al Parlamento, perché è la terza carica dello Stato, esatto, potrà comunque portare una testimonianza e sapere le problematiche vere che noi stiamo vivendo e le aspirazioni che abbiamo. Ma tu, secondo te, ad oggi in Italia non ci sono abbastanza diritti, oppure non ci sono abbastanza possibilità per tutti per integrarsi alla meglio? No, non ci sono, perché l'integrazione costa, è un costo, devi investire dei soldi. C'è anche un beneficio, se vogliamo. Ma certo, però, perché quando vediamo i dati, noi abbiamo un saldo positivo di 3 miliardi, quindi con 3 miliardi, volendo, si può fare tante cose. Allora noi ci ricordiamo che l'ultimo governo che ha stanziato dei soldi per l'immigrazione era il governo Prodi, all'altezza di 100 milioni. Quando è arrivato il governo Berlusconi, quel stanziamento è stato ridimensionato a 50 milioni, perciò allora... Beh, diciamo che neanche Renzi ha fatto molto di più. No, Renzi, loro quando sono all'opposizione vogliono tutti abolire la Bossi-Fini, sì, però quando sono nel governo lo dimenticano. Perché? Perché secondo noi fa comodo, perché è una cosa che fa guadagnare lo Stato tanti soldi. Sui rinnovi solo, ogni anno... ci sono 1.200.000 persone che rinnovano e ogni permesso costa 200 euro. Ingiusto. Tra l'altro, perché la Corte Europea ha anche emesso una sentenza in cui dice chiaramente che quella tassa non è spiegabile. Che però l'Italia non recepisce. No, allora oggi è il momento per dire alla Boldrini, visto che è il Presidente della Camera, dire guarda che dovete recepire questa indirizzo della Corte Europea nei nostri confronti. Giusto. Ascolta, allora, mi sono già dimenticato il nome, scusami, ma stiamo facendo l'intervista. Gio Palimpadara. Ascoltami, noi metteremo questo video sul nostro canale, la Iena Operae, su YouTube. Te mi dai il permesso di farlo? Certo, certo, hai il consenso. Bene, ti ringrazio molto. Allora, dal Palazzo dei Congressi di Padova, la Iena Operae con... Gio Palimpadara. Gio Palimpadara, avevo detto bene. Grazie mille. Grazie a voi.